Rieccomi miei cari amici con una nuova ricetta. Oggi voglio proporvi la torta belsata. È una torta furba, ha una base estremamente morbida con un cuore goloso che non scende durante la cottura. Consiglio di provarla, è buonissima. Naturalmente potete farcirla in base ai vostri gusti personali. È perfetta per i tanti momenti della giornata. E ora cosa aspettate? Allacciate il grembiule, si parte! In una ciotola capiente metto 2 uova medie a temperatura ambiente, 100 g di zucchero e un cucchiaino estratto vaniglia. Sbatto con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto gonfio, chiaro e spumoso. Sempre lavorando con le fruste aggiungo 100 ml di latte, 50 ml di olio di semi e poco alla volta, 180 g di farina 00 e una bustina di lievito per dolci. Ottengo un composto piuttosto fluido e senza grumi. Oliato ed infarinato uno stampacerniera da 20 cm di diametro verso metà del composto. Cerco di portare il composto fino al bordo. In forno già caldo e statico a 180 gradi per 15 minuti o fino a quando la superficie risulterà leggermente dorata. Ho sfornato il dolce, verso alcune cucchiaiate del restante composto sulla circonferenza. Spalmo sulla superficie della torta 150 g di crema spalmabile alle nocciole. Con l'aiuto della spatolina arrivo fino a sfiorare il bordo appena versato. Quindi verso il restante composto sulla crema di nocciole, cercando di ricoprirla completamente. In forno nuovamente a 180 gradi per altri 15 minuti. Come sempre vi ricordo di fare la prova a stecchino. Ho sfornato la torta e l'ho lasciata raffreddare per bene, l'ho posizionata sul piatto da portata. Posiziono sulla superficie della torta delle strisce di carta, cospargo con zucchero a velo. Questa torta belsata è veramente magnifica, consente di ottenere una sofficità unica con un ripieno stragoloso che non scende sul fondo durante la cottura. È un dolce profumato e goloso. Miei cari amici, consiglio di provarla anche con altri ripieni, marmellata, crema spalmabile anche al pistacchio e al cioccolato. Insomma, date anche voi ampio sfogo alla fantasia. Noi ci vediamo prestissimissimo, ciao a tutti!